Risolviamo oggi un secondo esercizio sull'energia interna dei gas. Esaminiamo il testo dell'esercizio. In una bombola di volume 80 litri si trova del gas metano, CH4, a temperatura di 120 gradi centigradi, a pressione di 400 atmosfere. Nel tentativo di raffreddare il gas, si immerge parzialmente la bombola in un recipiente contenente 30 litri di acqua in equilibrio con 12,5 kg di ghiaccio. Supponi trascurabile lo scambio di calore della bombola con l'ambiente esterno, ad eccezione dell'acqua della vasca, e supponi che la capacità termica del metallo di cui è fatta la bombola sia complessivamente pari a 3,4 per 10 alla 4 joule su chilogrammi. I quesiti sono questi. Calcola la capacità termica del metano contenuto nella bombola. Stabilisci se il ghiaccio fonde tutto oppure no. Nel caso in cui il ghiaccio è tutto fuso, trova la temperatura di equilibrio del sistema e poi calcola la variazione della velocità quadratica media tra l'inizio, gas caldo, e la fine, quando si sia raggiunto l'equilibrio termico. E allora occupiamoci di mettere insieme un po' i dati che abbiamo nel problema per rispondere al primo quesito, calcolare la capacità termica del metano contenuto nella bombola. Allora abbiamo il volume del gas, la sua composizione chimica, quindi in qualche modo la massa delle molecole di cui è fatto, la temperatura iniziale che è di 120 gradi centigradi, la pressione che è di 400 atmosfere. Questi dati possono essere sufficienti a rispondere al primo quesito, capacità termica del metano contenuto nella bombola. Allora, mettiamo insieme i dati, quindi il volume è di 80 litri che possiamo subito tradurre in metri cubi. 80 decimetri cubi, quindi 80 per 10 alla meno 3 metri cubi, che in notazione scientifica è 8,0 per 10 alla meno 2 metri cubi. Poi il secondo dato riguarda la temperatura. La temperatura T, abbiamo detto, è una temperatura iniziale, è di 120 gradi centigradi, che convertiamo in Kelvin in quanto è il valore in Kelvin che deve essere utilizzato nell'equazione di stato del gas e anche per il calcolo, ad esempio, dell'energia cinetica media delle particelle. Quindi abbiamo 120 più 273 Kelvin, cioè 393 Kelvin. Sottolineiamo i dati che abbiamo già convertito in una forma utilizzabile per i nostri scopi. Andiamo a controllare gli altri dati. Abbiamo la pressione che è di 400 atmosfere e poi vediamo come utilizzare i dati sulla eventualmente importante composizione chimica del gas. Allora, per quanto riguarda la pressione del gas, anche questa è una pressione iniziale, perché poi quando viene raffreddato questa pressione può diminuire, che è pari a 400 atmosfere. Ci risulta utile per, come faremo i calcoli, convertire questa pressione in Pascal. Quindi 400 va moltiplicato per 1,013 per 10 alla 5 Pascal. Questo significa, abbiamo un 10 alla 2 che si aggiunge al 10 alla 5, 1,013 che viene moltiplicato per 4, quindi diventa 4,0, il 10 diventa 40, 3 per 4 è 12, 0,52 per 10 alla 7 Pascal. Ecco il dato di pressione iniziale. Vediamo poi se ci serve anche la composizione chimica del gas. La prima cosa che ci viene chiesta è la capacità termica della quantità di gas metano presente dentro la bombola. Ricordiamo che la definizione di capacità termica prevede che essa sia il rapporto fra la quantità di calore necessaria a scaldare il gas e la variazione di temperatura che questa quantità di calore provoca. Ora, se cambia la temperatura del gas, cambia la sua energia interna. Sappiamo che per un gas perfetto, e l'approssimazione che facciamo è che il gas metano si comporti all'interno della bombola come gas perfetto, ha un'energia interna che è data da F mezzi, cosiddetta
costante dei gas perfetti per la temperatura per il numero di moli di quel gas è composto, laddove F rappresenta il numero di gradi di libertà, cioè il numero di coordinate o di parametri necessari per descrivere la posizione di ogni molecola del gas nello spazio. Sicuramente ci sono per qualunque tipo di molecola almeno 3 gradi di libertà derivanti dalla posizione, anche trattando la molecola come puntiforme, e poi ce ne possono essere altri 2 o 3 nel caso in cui siano importanti anche le rotazioni della molecola, i fini energetici sull'energia cinetica. Precisamente aggiungiamo il 2 nel caso di molecole biatomiche e il 3 nel caso di molecole poliatomiche, quindi per un totale nel caso di una molecola poliatomica di 6 gradi di libertà complessivamente. La molecola di cui stiamo parlando in questo caso è una molecola di metano, cioè una molecola di tipo CH4 composta da 5 atomi, per cui è una molecola poliatomica e quindi il coefficiente da mettere al posto di F è 6. Quindi la capacità termica del gas è data da 6 mezzi numero di moli per la costante dei gas perfetti. Scusate, non la capacità termica, l'energia interna. L'energia interna del gas è 6 mezzi NR per la temperatura assoluta, quindi 3 NR per la temperatura assoluta. Ora, se il gas viene scaldato, quindi viene provocata una variazione di temperatura delta T, è chiaro che l'energia interna del gas come energia cinetica media delle particelle che lo compongono cambia a sua volta nello stesso modo, precisamente delta U è pari a 3 N costante dei gas per delta T. Questa variazione di energia interna è pari al calore assorbito dal gas, quindi coincide con la quantità di calore Q che è necessario fornire al gas perché si scaldi. Quindi la capacità termica del gas è data da 3 NR delta T fratto la variazione di temperatura, esattamente come abbiamo visto in questa definizione di capacità termica. Ne segue che si vanno a semplificare le variazioni di temperatura. Abbiamo una capacità termica del gas che, lo ricordiamo giusto per completezza, è una capacità termica per riscaldamenti a volume costante, visto che il gas si trova all'interno di una bombola sigillata, il volume non cambia. Nel caso in cui possa cambiare il volume del gas, entrano in gioco altri fenomeni di natura energetica di tipo termodinamico che devono essere considerati nel calcolo della capacità termica. Questa è una capacità termica calcolata per trasformazione a volume costante. Quindi abbiamo 3 NR. Vediamo subito quindi che per trovare la capacità termica basta esclusivamente conoscere il numero di moli di cui è composto il gas. E a questo proposito tornano utili i 3 dati che abbiamo elencato prima: volume, temperatura e pressione. Infatti il numero di moli può essere calcolato attraverso l'equazione di stato dei gas come il prodotto pressione volume fratto la costante dei gas per la temperatura. Andiamo a inserire questa espressione del numero di moli qui e otteniamo il seguente risultato: 3 pressione per volume fratto R per T per la costante dei gas. E come vediamo, una volta che siano conosciute le grandezze caratteristiche del gas, pressione, volume e temperatura, non è neanche indispensabile andare a scomodare la costante dei gas perfetti, perché qui va a semplificarsi. Abbiamo, per quanto riguarda la capacità termica, il semplice rapporto fra il prodotto pressione volume e la temperatura moltiplicato 3. Riassumendo, quindi la capacità termica di un gas perfetto poliatomico è data da 3 volte il prodotto pressione volume fratto la temperatura, e possiamo effettuare il calcolo nel nostro caso. Abbiamo una pressione, abbiamo detto, di 4,052 per 10 alla 7 pascal, moltiplicato un volume di 8,0 per 10 alla meno 2 metri cubi, diviso una temperatura di 393 Kelvin. Allora, guardiamo un attimo,
Abbiamo come unità di misura Pascal per metri cubi e questo da Joule. Sotto abbiamo Kelvin, quindi giustamente la capacità termica è misurata in Joule su Kelvin. Andiamo a comporre le potenze del 10. I numeri decimali che restano sono 4,052. Da notare che le cifre significative non sono distribuite in modo uniforme, quindi il risultato sarà determinato dalla misura meno precisa, nel nostro caso 80. Poi abbiamo 3,93 e le potenze da 10 che sono 10 alla 7 per 10 alla meno 2 fratto 10 alla 2 Joule su Kelvin. Quindi questo ci porta a le potenze da 10 le possiamo subito combinare, 10 alla 7 per 10 alla meno 2 fa 10 alla 5, diviso 10 alla 2 fa 10 alla 3 Joule su Kelvin. E infine con una calcolatrice andiamo a vedere quanto ci dà il resto mancante. Allora abbiamo 4,052 che potrebbe anche essere arrotondato, vista la situazione, per 8,0 diviso 3,93 uguale 8,24 che possiamo anche arrotondare a 8,2 visto che c'è almeno una misura con due sole cifre significative. Quindi il risultato è 8,2 per 10 alla 3 Joule su Kelvin. Ecco il valore della capacità termica che stavamo cercando e quindi la risposta al primo quesito del problema. Andiamo a esaminare la seconda domanda. La seconda domanda è: stabilisci se il ghiaccio fonde tutto oppure no? Ecco che, finita la parte riguardante il gas, viene la parte energetica nello scambio di energia con l'ambiente esterno. Abbiamo detto che la bombola è parzialmente immersa in un recipiente contenente 30 litri di acqua in equilibrio con 12,5 kg di ghiaccio. Il fatto che ci sia un equilibrio fra acqua e ghiaccio sta a significare che questo sistema, l'acqua e il ghiaccio, si trovano a temperatura di fusione, quindi a 0 gradi centigradi, mentre il gas parte e la bombola partono da una temperatura di 120 gradi centigradi. Poiché la bombola, per resistere a 400 atmosfere, è fatta di solido metallo, la sua capacità termica non è da considerarsi trascurabile, anzi, possiamo vedere che è confrontabile con quella che abbiamo calcolato per il gas. Abbiamo 3,4 per 10 alla 4 Joule su chilogrammo. Direi che anche che è un po' più grande di quella del gas. Quindi la capacità termica del gas insieme a quella della bombola determinano poi lo scambio di energia con l'acqua. Dobbiamo stabilire se il calore proveniente da questo sistema, bombola più gas, è sufficiente a far fondere tutto il ghiaccio. Nel caso in cui il ghiaccio arrivasse a fondere tutto, esaurendo tutta l'energia proveniente dal raffreddamento del sistema, gas più bombola, noi avremo una variazione di temperatura da 120 gradi centigradi a zero. Quindi l'energia disponibile ai fini della fusione del ghiaccio, il massimo valore dell'energia disponibile, è quello dato dal raffreddamento fino a 0 gradi dell'energia proveniente dal metallo e dal gas. E allora noi abbiamo una capacità termica complessiva del sistema metallo più gas che dà la capacità termica della bombola più la capacità termica del gas che abbiamo appena calcolato, quindi 3,4 per 10 alla 4 Joule su Kelvin più 8,2 per 10 alla 3 Joule su Kelvin per un totale di, l'ordine di grandezza non è lo stesso, quindi l'ordine di grandezza complessivo è quello più grande, cioè 10 alla 4. 3,4 più 8 fa 4,2 per 10 alla 4 Joule su Kelvin. Quindi questa è la capacità termica complessiva. Allora, questo sistema è in grado di fornire quanta energia? Se si dovesse raffreddare, noi avremmo una quantità di energia data da la capacità termica totale per la variazione di temperatura subita dal sistema, dove questa variazione di temperatura subita dalla bombola insieme al gas è pari alla temperatura finale, cioè 0 gradi centigradi, nell'ipotesi che serva tutta questa energia, quindi questa è la quantità di energia massima disponibile, meno 120, che è la temperatura iniziale. Questo significa che abbiamo un valore negativo legato al fatto che il sistema perde energia, ma al di là del segno meno, che sta a indicare questa situazione, noi abbiamo una capacità termica di 4,2 per 10 alla 4 Joule su Kelvin che moltiplica una variazione di temperatura di 120 Kelvin,
che la indichiamo in gradi centigradi o in Kelvin, è irrilevante qui, visto che è una variazione. Si semplifica l'unità di misura della temperatura e abbiamo meno 4,2 per 1,2. Mettiamo joule alla fine, poi c'è un 10 alla 4 per un 10 alla 2, quindi c'è un 10 alla 6. 4,2 per 1,2, possiamo calcolarlo. Quindi abbiamo meno 5,04 per 10 alla 6 joule. Questa è la quantità di energia che poi possiamo tranquillamente arrotondare a meno 5,0, vista la precisione. Quindi questa è l'energia che perde il sistema bombola più gas. Ovviamente noi ne prendiamo il valore assoluto. Il valore assoluto di questa energia è quello che poi andrà a fondere il ghiaccio, tutto in parte. Ora questo dobbiamo andare a vedere. Abbiamo detto che ci sono 12,5 kg di ghiaccio. Quindi dobbiamo vedere quant'è la massa di ghiaccio che può essere fusa con questa energia. Quindi prendiamo il valore assoluto di delta E max e lo dividiamo per il calore latente di fusione del ghiaccio. Questo calore latente di fusione è pari, se non ricordo male, a circa 330 kJ per chilogrammo. Possiamo andare a controllarlo facilmente. Ghiaccio, calore latente di fusione. Qua abbiamo una tabella di calori latenti. Per quanto riguarda l'acqua, alla fusione abbiamo 333,5, per la precisione che interessa a noi circa 330 kJ su chilogrammo, esattamente come ricordavo. Quindi abbiamo un'energia, abbiamo detto, di 5,0 per 10 alla 6 joule e un fabbisogno di 3,3 per 10, 330 kJ sono 330 per 10 alla 3 joule, quindi 3,30 per 10 alla 5 joule su chilogrammo. Semplifichiamo joule e joule e otteniamo un'espressione in chilogrammi. 10 alla 6 diviso 10 alla 5 fa 10, 5 diviso 3,3 è uguale a 1,5 in approssimazione a due cifre significative. Quindi significa che abbiamo circa 15 kg come capacità di fusione dell'energia proveniente dal raffreddamento della bombola. Dal momento che in realtà la quantità disponibile di questa è una mg max, cioè la massima quantità di ghiaccio che possiamo fondere con l'energia disponibile. Se andiamo a prendere i dati del problema e andiamo a vedere quanto ghiaccio c'è, abbiamo 12,5 kg di ghiaccio, quindi la massa in realtà è 12,5 inferiore. Questo significa che la risposta alla domanda B, stabilisci se il ghiaccio fonde tutto oppure no, è sì, il ghiaccio è tutto fuso e quindi si può passare alla terza domanda, una volta che il ghiaccio è fuso, trovare la temperatura di equilibrio del sistema. Se il ghiaccio è tutto fuso, vuol dire che in realtà il sistema non può portarsi a 0 gradi centigradi, rimarrebbe a 0 gradi se il ghiaccio non fosse tutto fuso. In realtà, visto che una parte di calore deve essere spesa per il riscaldamento del sistema, la temperatura finale sarà maggiore di 0 e quindi dobbiamo determinarla. Quindi noi abbiamo una massa di ghiaccio che è pari a 12,5 kg, la quantità di energia assorbita dal ghiaccio è pari quindi alla vera massa di ghiaccio per il calore latente di fusione e questa energia è minore di quella disponibile, delta E max che abbiamo calcolato prima. Allora, per vedere quant'è
effettivamente la temperatura finale del sistema, dobbiamo scrivere un'equazione del bilancio energetico tenendo conto dell'energia che viene persa nella fusione del ghiaccio. Poi c'è una parte di energia che viene utilizzata per scaldare l'acqua, che era già a 0 gradi centigradi, e una parte di energia che serve per scaldare l'acqua che viene fuori dalla fusione del ghiaccio. Controlliamo un attimo quanta acqua è presente nel sistema. Ci sono 30 litri d'acqua più i 12,5 litri provenienti dalla fusione dei 12,5 kg di ghiaccio. Quindi abbiamo complessivamente 42,5 kg di acqua. Quindi la massa di acqua complessive di 42,5 kg. Quest'acqua si trova ad una temperatura iniziale di 0 gradi centigradi, mentre la temperatura iniziale della bombola più il gas l'abbiamo già indicata prima, è pari a 120 gradi centigradi. Ora l'equazione del bilancio energetico è la seguente: la quantità di energia delta E scambiata dalla bombola, che è negativa perché la perde in quanto si sta raffreddando, più la quantità di energia assorbita dal ghiaccio, più la quantità di energia assorbita dall'intera acqua che si scalda, deve dare zero, perché lo scambio di calore abbiamo ipotizzato che avviene soltanto all'interno di questo sistema. Allora andiamo a scrivere l'espressione di queste quantità di energia in funzione delle grandezze da cui dipendono. Qui abbiamo la capacità termica totale del sistema bombola più gas moltiplicato la temperatura finale, che è un'incognita del sistema, meno la temperatura iniziale della bombola. Poi c'è un più il calore latente di fusione del ghiaccio per la massa del ghiaccio, e poi un più capacità termica complessiva dell'acqua, cioè calore specifico dell'acqua per la massa complessiva di acqua, per la differenza di temperatura tra la temperatura finale e la temperatura iniziale dell'acqua. Tutto questo deve dare zero. Si tratta di risolvere quindi questa equazione rispetto all'unica incognita presente, che è la temperatura finale del sistema. A questo punto andiamo a eseguire i prodotti. Abbiamo capacità termica totale per temperatura finale meno capacità termica totale per la temperatura iniziale più calore latente di fusione per la massa del ghiaccio, questo sarà sicuramente parte del termine noto, più CAM con A T con F meno CAM con A T con A. Tutto questo deve essere uguagliato a zero. I termini con l'incognita sono questo e questo. Per cui abbiamo, mettendoli insieme, capacità termica totale più calore specifico dell'acqua per la massa di acqua moltiplicato la temperatura finale uguale, tutto il resto deve andare al secondo membro, cioè capacità termica totale per la temperatura iniziale del gas meno calore latente di fusione per la massa del ghiaccio e più capacità termica dell'acqua, cioè CAM con A, per la temperatura iniziale dell'acqua. In questo frangente, effettivamente è conveniente utilizzare le temperature in centigradi più che in Kelvin, perché questo fa sparire il termine che ha la temperatura zero. Quindi questo termine è zero a condizione di misurare le temperature in gradi centigradi. A questo punto riportiamo la parte rimanente al secondo in un'altra pagina, al primo membro e al secondo membro in un'altra pagina. E risolviamo rispetto alla temperatura finale. Capacità termica totale per temperatura iniziale meno calore latente di fusione per la massa del ghiaccio fratto capacità termica totale più C con A per M con A. A questo punto si tratta solo di sostituire i valori numerici che abbiamo già calcolato per quanto riguarda la capacità termica totale, i valori dati del sistema come la temperatura iniziale, la massa che abbiamo calcolato e la massa di ghiaccio che già conosciamo dai dati del sistema. Questo calcolo lo lascio a voi, potete completarlo facilmente. Andiamo invece a vedere cosa occorre fare per l'ultimo quesito del problema. Capacità
Calcola la variazione della velocità quadratica media tra l'inizio, quando il gas è caldo, e la fine, quando sia stato raggiunto l'equilibrio termico. Variazione della velocità quadratica media. Qui bisogna fare un attimo di attenzione. Cambiamo pagina. Noi adesso, supponendo di aver risolto tutte le altre parti del problema, abbiamo il valore della temperatura iniziale del gas e il valore della temperatura finale, che è la temperatura di equilibrio. Quindi, attraverso queste due temperature possiamo calcolare la velocità quadratica media iniziale e la velocità quadratica media finale. In generale, come si calcola la velocità quadratica media? È legata all'energia interna, o meglio all'energia cinetica media delle particelle. Noi sappiamo che questa energia cinetica media delle particelle, E con C, è pari a cosa? È sicuramente proporzionale alla costante di Boltzmann e alla temperatura assoluta. Il coefficiente che deve andare qui bisogna fare attenzione, non è 5 mezzi o 6 mezzi, ma è sempre e solo 3 mezzi, perché l'energia cinetica di cui stiamo parlando è soltanto quella traslazionale. È questa che ci serve al fine di trovare la velocità quadratica media. L'energia cinetica totale, ovviamente, è data nel nostro caso da tre costanti di Boltzmann per la temperatura assoluta, ma questa include sia quella rotazionale che traslazionale. Per cui, nel nostro caso, visto che siamo interessati alla velocità di traslazione delle particelle, ci interessa soltanto la componente di energia cinetica traslazionale. Questa componente, 3 mezzi costante di Boltzmann per la temperatura assoluta, può essere uguagliata all'energia cinetica traslazionale, un mezzo massa delle particelle per la velocità quadratica media al quadrato. E qui si può operare la semplificazione in parte dei coefficienti. Risolviamo rispetto a V quadro e abbiamo mv quadro uguale a 3 costante di Boltzmann per la temperatura, v quadro uguale 3 costante di Boltzmann per la temperatura fratto la massa, v uguale infine alla radice quadrata di 3 costante di Boltzmann per la temperatura fratto m. Ovviamente, utilizzando una volta la temperatura iniziale e una volta la temperatura finale, andiamo a ottenere con questa stessa formula una volta la velocità iniziale e una volta la velocità finale. L'unico problema è che dobbiamo trovare qual è la massa m delle singole molecole e qui dobbiamo andare ad esaminare di nuovo di cosa è fatto il gas. Il gas è metano, molecola CH4. Prima abbiamo utilizzato questa informazione per sapere che il gas è poliatomico, adesso dobbiamo usarla per sapere quant'è la sua massa, la massa delle sue molecole. La massa delle molecole di questo gas può essere determinata sapendo che il carbonio ha una massa atomica pari a 12, in unità di massa atomica chiaramente. L'idrogeno ha una massa atomica pari a 1, però va moltiplicata per 4 visto il coefficiente stoichiometrico, quindi complessivamente la massa delle nostre molecole è data da 16 per l'unità di massa atomica. Unità di massa atomica che ha tre cifre significative, 1,66 per 10 alla meno 27 kg. Quindi la massa da inserire in questa formula, che andiamo a riportare poi, è esattamente 16 volte per 1,66 per 10 alla meno 27 kg. Ottenuta questa massa, siamo in grado di calcolare la velocità come radice quadrata di 3 volte costante di Boltzmann per la temperatura fratto la massa. Una volta che vengano calcolate con questa formula la velocità iniziale e la velocità finale, possiamo vedere di quanto è cambiata la velocità, che è la domanda che fa il testo del problema, facendo semplicemente la differenza V finale meno V iniziale. È verosimile, visto che il sistema si sta raffreddando, che la velocità finale sia inferiore a quella iniziale. Lascio a voi il calcolo esatto numerico di questa grandezza.